Ah, ciao. Al solito. Ciao ragazzi. Eccoci qua in questo nuovo video, Brandino Mascherino, e vi porto dentro questo paper che sto leggendo, super interessante. E niente. State un po' qua con me, vedete un po' come si sviluppa. Much of the research to date has ignored cognitive expenses factors. Quindi stiamo guardando gli effetti cognitivi nel consumo di alcol, riguardante il ruolo delle emozioni, ovviamente. Wilson argued that one's beliefs about the effects of alcohol develop over time through both direct and vicarious experiences, materially influence the impact of drinking on anxiety. Proves that these cognitive expenses regarding the anticipated effect of alcohol would necessarily vary across individuals as a result of their social learning histories, and within individuals would differ across setting and times. Vary across individuals as a result of their social learning histories and within individuals would differ across setting and times. Quindi cambia tra i vari individui l'effetto del cognitive expectation regarding the anticipated effect of alcohol, cioè gli effetti dell'alcol cambiano da persona a persona e cambiano anche in base al contesto, in base all'evoluzione della persona stessa. His laboratory investigation using state of the science placebo perception methods with some research associations between endorsements of particular alcohol intake and drinking patterns. Association between endorsement of particular alcohol experiences and drinking partners across a diverse sampling of individuals. Interessante. In concern to existing pharmacological theories linking TRT to the present effect of alcohol, Wilson research emphasized drinking experiences. His early studies used a low dose of alcohol and the balanced placebo factorial design that had been popularized by Marlatt, which ethanol content and instructions regarding the alcohol content of the beverage were orthogonally manipulated. These studies suggested that when low doses of alcohol were administered, the belief that one is consuming alcohol may exert a greater effect on the drug itself. Esatto, quindi the belief that one is consuming alcohol may exert a greater effect than the drug itself. Quindi un po' l'effetto placebo, vedevano che se uno è anche solo se una persona crede di star bevendo alcol, questo influenza gli effetti stessi che quella persona avrà. E che quindi se uno è convinto di essere ubriaco attuerà. Sì, si comporterà come fosse ubriaco. Attuerà. Cioè, quando pensi in inglese poi ti si... la mente veramente non ti risponde più. Vabbè, quella normalmente, però poi ancora di più in questo caso. Moreover, factors such as one's gender were thought to interact with this expensive effect. Rather than drowning out, it was really alcohol ingestion could affect anxiety. These studies were pivotal for underscoring the position that comprehensive accounts of drinking out to account for more than simply pharmacological effect of ethanol consumption. Okay, va bene.
Ci sta dicendo semplicemente che non, gli effetti dell'alcol non sono semplicemente gli effetti farmacologici, perché ci sono altri fattori che influenzano, come abbiamo visto prima, magari i fattori personali, in base a quello che viene chiamata la. Social learning histories, cioè la storia di apprendimento sociale personale, e poi che può cambiare anche in base al tempo della persona, eccetera. There has been interest in integrating pharmacological and expectancy factor, for instance, tension reducing expectancies are more likely to be endorsed when blood alcohol levels at a peak than where they're dropping. Ci stai dicendo che quindi in una prima fase l'alcol tipo ridurre la tensione, lo stress in generale, ma in una seconda fase non necessariamente così. Quindi Wilson suggerisce che la teoria della riduzione della tensione diventa una teoria molto più complessa, influenzata da un range di effetti farmacologici, psicologici, differenze individuali, quindi idiosincratici potremmo dire, e sociali. Quindi fisiologici, quindi social learning histories, learning expectation about the effect of alcohol, quindi le aspettative sugli effetti dell'alcol stesso, questa è fisiologica. Farmacologica invece la dose, ovviamente, quanto bevi, risposta fisiologica all'alcol, quindi in base magari a quanto bevi, quanto il tuo corpo è abituato a bere, se il tuo corpo ha i necessari enzimi per bere, la tua età, eccetera, una serie di fattori. Poi quelli psicologici che abbiamo appena visto, quindi le storie di apprendimento sociale, le aspettative riguardanti gli effetti dell'alcol, le differenze individuali, quindi il genere, per esempio, l'età, per esempio, social factors, quindi i fattori sociali, quindi l'immediato setting, il modo in cui il consumo di alcol avviene, quindi il contesto in cui il consumo di alcol avviene. In questo caso sarebbe interessante fare uno studio tenendo le altre tre caratteristiche il più possibile stabili e cambiando semplicemente il fattore sociale, quindi magari tenendo un gruppo di controllo. Oh, scusate lo sbadiglio, tenendo un gruppo di controllo che prende la stessa dose di alcol, ha una simile risposta all'alcol, ha delle simili storie di apprendimento sociale e dei simili effetti di apprendimento, dei simili effetti e aspettative riguardanti quello che l'alcol gli farà. Che sia equilibrato a livello di genere e che sia entrambi i gruppi, magari perché prendiamo due gruppi, quindi uno di controllo e uno sperimentale, magari, oppure due sperimentali e uno di controllo, sarebbe la cosa ancora migliore. E quindi una media di genere, di età, di sesso simile, e cambiando quindi solo il fattore sociale, quindi il contesto in cui il consumo di alcol avviene, magari vedendo consumo di alcol, per esempio, che ne so, in una discoteca con della musica
house magari o musica EDM commerciale, musica che passa alla radio per intenderci, e poi magari un altro invece un contesto in cui, non lo so, musica techno. Però ho capito che sarebbe cioè, è molto difficile riuscire a fare uno studio così comparativo perché ci sono tanti, tanti, tanti fattori che influenzano la cosa. È difficile avere la sicurezza che le persone prendano l'alcol nei due contesti nella stessa dose, che abbiano la stessa abitudine a prendere alcol, che abbiano lo stesso genere o comunque il rapporto tra i generi sia molto simile. E soprattutto che magari uno non faccia uso di altre sostanze, sostanze che non siano solo l'alcol, perché poi a quel punto si va a influenzare tante altre cose. Però comunque sarebbe interessante. Quindi qui, infatti qua parla di il suo biopsicosociale, la sua biopsicosociale analisi. Mi piace il termine biopsicosociale, analisi della letteratura, ha offerto una cornice per le successive decadi della ricerca dell'alcol sulle emozioni. In view of the influence of all these psychological and pharmacological factor on the relationship between alcohol and anxiety, it is simply no longer useful to ask the question, does alcohol reduce tension? In terms of social learning theory, the more meaningful question to pose is, under what condition, at which dose, in whom, on what measure, and how does alcohol affect a specific form of tension? Okay, this approach was more comprehensive than traditional DRT models and set the stage for a proliferation of theory and research into the effects of alcohol on emotion. Stress response dampening, non so cosa dire, approfondimento. No. Non è così. Smorzamento, bagnatura, ammortizzazione, attenuazione, sì, in questo caso attenuazione della risposta allo stress. Brevemente, da quanto è seria la cosa dal fatto che mi è stata un'altra bottiglia d'acqua. Adoro bere acqua, adoro bere in generale. Quindi qua cambiano il termine tensione, which is baggage dating to psychodynamic and drive reduction models, replaced by vapeur down term, which remain used to disay stress response dampering. Quindi dampering is not like stress response dampering, not reducing tension theory, but stress response dampening to a reduction in the magnitude of the response to stress. In their view, tests of stress response dampening required alcohol studies to present participants with an explicit and validated stressor.
In response to the early studies by Wilson and others, these investigators used also placebo. In some instances, balanced placebo designed to examine both pharmacological and expectancy effects, quindi alcuni investigatori hanno usato il placebo per esaminare sia a livello farmacologico che a livello di aspettative. Interestingly, one higher dose of alcohol were used than in the region of Walton. Their findings suggest a primary pharmacological effect on stress response dampening. Quindi quando si davano maggiori dosi di alcol ai partecipanti, si notava un principale effetto farmacologico sull'attenuazione dello stress. Quindi se l'alcol era in maggiore dose, ok. Sure, and there's some brought an increasingly comprehensive and sophisticated approach to physiological assessment and analysis that took into account Sharon Leverson brought an increasingly comprehensive and sophisticated approach to physiological assessment and analysis that took into account just how rapidly stress experiences can shift throughout a single stress administration. For example, the stress response associated with a self-disclosing speech seems to peak while the participants anticipate speaking and just after speech once said. No, aspetta. Sure, Levinson brought an increasingly comprehensive and sophisticated approach to physiological assessment and analysis that took into account how just rapidly stress experience can shift throughout a single stress administration. For example, how rapidly stress experiences can shift throughout throughout tipo attraverso. Attraverso tutto. No. Throughout, dico attraverso, durante, attraverso. Shift è tipo cambiare, spostarsi. E poi sono. Ok. Come rapidamente possono. Le esperienze di stress possono spostarsi attraverso un singolo disclosing speech. Vabbè. Vabbè, sostanzialmente questi studi hanno. Qua sta facendo un po' lo stato dell'arte in generale, e quindi questi studi hanno aiutato a mettere fine all'era della TRT, research, della teoria della riduzione della tensione.
E invece al loro posto gli studi dello stress response dampering studies included both physical and social stressors. Interessante, che poi è quello che più mi interessa, vedere gli effetti sociali, non solo fisiologici. Sheryl Williamson investigated a range of individual differences, variables, family history of alcoholism, personality traits. Family history of alcoholism, personality traits thought to be associated with the development of alcoholism, that might moderate the stress response dampening effect of alcohol. Individuals differ markedly in their response to alcohol. See? And yet, the one sensitive to the alcohol might offer etiological significant information that's back more than as a person's experiences the greatest stress response dampening effect of alcohol would be the most vulnerable. Okay. Person experiences the greatest stress response dampening effect of alcohol would be the most vulnerable to developing drinking problems, cioè quelli che hanno degli effetti dell'alcol molto più forti a livello di riduzione dello stress sono quelli che più probabilmente possono tendere ad avere a sviluppare dei problemi di alcolismo. Questi studi hanno aiutato a chiarire the condition under which alcohol might reduce stress response and suggesting individual difference variables that might moderate these effects. Still left open were social and cognitive explanation for the mechanism underlying stress response dampening. Starting in the 1980s and continuing to the present, theorists have aimed to examine such social and cognitive mechanisms that intermediate alcohol and physiological effects with an eye toward identifying the circumstances under which alcohol is most likely to reduce stress. Okay. Va bene, va bene, va bene, va bene. Più o meno questo è quello che abbiamo visto oggi. Prossimo video vediamo self-awareness, quindi la consapevolezza personale, e vediamo altre cose riguardanti lo stato dell'arte. Poi ci, credo, tufferemo propriamente nella ricerca stessa. Credo, a meno che non sia tutto solo. Sì, ho fatto proprio tutta una ricerca. Anche le conclusioni, giustizia sociale, ringraziamenti. Va bene, poi ce la leggiamo un po'. Ce la leggiamo un po'. Dai, perfetto. Alla prossima. Ciao, mascherini.